Il nonno si scrolla i bioccoli di lana attaccati alle gambe nude, indossa i soliti pantaloncini corti, gli stivali verdi e sopra un impermeabile altrettanto verde. Ho seguito, indico in basso, dove Gastone sta per entrare nel paese, no, nell'ovile delle pecore. Io non riesco a non guardare i bioccoli di lana che ha addosso il nonno, addobbato come un albero di Natale ricco di palline. Ultimamente sta diventando un birichino. Vuole passeggiare a tutti i costi nel loro paese, ma questa non è casa sua. Il nonno si batte la mano sulla gamba, poi si rivolge a Gastone con l'indice destro alzato, quindi sta per dargli una lezione. Gastone, sei il più bravo maggiordomo che abbia mai avuto nel Castello Rosso, ed è per questo che ho scelto te, ma ti ho già detto che non devi entrare nel paese quando le pecore sono rincasate. Se lo fai ancora, ti tolgo il papilio rosso e lo metto ad un altro gallo. Mi hai inteso bene? Gastone scatta più volte la testa rapidamente, a destra e a sinistra, alza la cresta rossa ed emette un chicchi-ricchi, scandito come un telegramma. Non è un papilio rosso, sono i bargigli. Indico le due appendici rosse che il gallo ha sotto il collo. Principessa, si stringe le mani davanti al petto. Grazie che mi trasmetti le tue conoscenze, ma Gastone sa esattamente cos'è il papillon. E lui, si avvicina a me per non farsi sentire da gallo, sai che è un gran permaloso? Alza la cresta sopra tutti e vuole dire sempre l'ultimo, come adesso, aggiunge il nonno serio che mi fa troppo sorridere. Prima di metterci al lavoro, che le pecore aspettano di sapere come finisce il gioco della nuvola gigante, devo dare una cosa a Gastone. Cosa ne dici, principessa? Lo ringraziamo che ti ha portato da me. Io accenno di sì col capo, divertita dal suo modo spassoso di parlare. Il nonno getta a terra, fuori dall'ovile, dei chicchi di frumento e di mais, creando una stradina lunga quanto 10 passi suoi. 1, 2, 3. Conta ad alta voce sino a 10. Con le gambe chilometriche che ha, i passi sono lunghissimi. Poi torna indietro. Gastone, segui la traccia e torna subito al Castello Rosso. Se arriva qualcuno, digli che ho da fare. Non posso riceverlo prima di un paio di ore di sole. Gli dà delle disposizioni precise. Gastone esce dall'ovile e cammina per tutto il sentiero a testa bassa per beccare le granaglie. Hai visto, principessa, che mi darete ad abbassare la cresta? Il nonno annuisce, compiaciuto del proprio gesto. Carlo Gastone ha obbedito. Il nonno secondo non è un burrone, è un mago.